Ciao ragazzi, come tutti i sabati un saluto da questo patà caro Magnolo che ci mette sempre e comunque la faccia. Perché? Per darvi dei consigli, per parlarvi di camper, per metterci la faccia, per consigliarvi il camper giusto, per darvi il consiglio giusto nella mia umile esperienza. Quindi io quello che so, che vi posso garantire, ve lo do con tutto il cuore. Ah, vi volevo ricordare di guardare una bellissima trasmissione che è iniziata 2 settimane fa su Rai 1 da mezzogiorno all'1:30 che si chiama Camper. Camper, guardatela perché è simpatica e parla dei camper. Camper parla di non tutto camper, parla di cucina, di viaggi, però parla anche di camper. Guardatelo tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1 Camper, bellissima, simpatica, ti fa viaggiare 1 ora e mezzo di viaggi, parlare di camper, di cucina e di posti bellissimi. Quindi guardatela perché è un ottimo consiglio che vi do. Quello che vi presento oggi è un camper fantasma. Perché fantasma? Perché non ce l'ho qui ancora, perché il cliente sta facendo il suo ultimo viaggio di nozze con questo camper. Sì, è in montagna al fresco e mi ha detto Alessandro, anzi mi ha chiamato addirittura, Alessandro, quando torno il camper lo vendo, perché per raggiunti limiti di età non riesco più a tenere il mio camperino che lo amo tantissimo, ma quest'anno l'ha usato solo 1 mese all'anno. Io gliel'ho sempre tenuto qua in garage, curato. Tutto st'inverno al coperto, non ha preso neve, ghiaccio, vento, acqua, quindi un camperino, una piccola bomboniera per 2 persone. Guardate il video finito, questo patacca che vi parla, guardate il video che parte subito dopo e questo camper è in vendita. È una Motorhome Leica H600, ottimo per due, con il letto basculante che scende, ma molto molto compatto perché ha le dimensioni di un furgonato, 1,59 m con garage, bagno con doccia separata, bellissimo, motore Fiat Ducato 2008 JTD, bellissimo, potentissimo, pari al nuovo, lo dovete vedere dentro, è bellissimo, gomme nuove, a posto, tagliandato, cinghia rifatta. Nel 2020 ha rifatto la frizione perché dice Alessandro, dai, stiamo tranquilli, la voglio cambiare perché dopo un po' di anni, questo camper è del 2005, è marzo 2005, quindi è un camperino bello, bello, e poi un Leica, ottimo per l'inverno, con riscaldatore supplementare in cellula, pannello solare con 2 batterie, antenna satellitare, è bellissimo. Però vi dico che il camper sarà disponibile da inizio agosto, le prossime vacanze stavo per dire di Natale, di estive, di Ferragosto col vostro camperino Motorhome Leica H600, bellissimo, coppia, scoppiate, correte, venite a prenotarlo, lo potete prenotare con 1.000 euro. Poi con riserva di controllo, perché quando lui torna, sperando che non l'abbia distrutto, no, dai, Insomma, non facciamogli. lo chiamiamo magari se Chiamiamo, sarà bravo. va bene che qui hanno già pagato, va bene. No, ma va piano, va piano. Quindi è un signorotto di età avanzata, però ancora molto giovanile, che ha detto basta il camper, lo devo abbandonare perché non fa più per la mia Ogni età. frutto ha la sua Ogni stagione, come si frutto ha la dice. sua stagione, bravo Giovanni. Quindi guardate questo camperino, è disponibile da fine luglio, vende il privato, è bellissimo, è una bomboniera bellissima. Portapacchi con scaletta, antenna satellitare. Lui non voleva far fatica alle valvole dello scarico elettriche. Pensate che roba! Però è un Leica di quegli anni che è stupendo. Poi, quando ritorna luglio, venite, ve lo guardate proprio così, toccate con mano. Però fino ad allora il camper è di chi riesce. Guardatemi il mio occhio. Di chi si fida di questo patacca romagnolo che ci mette sempre la faccia, e se vi dico che è un camperino che ne vale la pena, credetemi, che non è il camper che trovate sui piazzali dei concessionari. Ocio, dai ragazzi, un buon saluto a tutti quanti, vi voglio bene, seguitemi, mandatemi
a quel paese, fate quello che volete, ma io ci sarò sempre. Camper House di Rimini c'è, camper presentato, adesso finito il mio video, ottimo, Motorhome Leica H600 disponibile da inizio agosto, perché il cliente torna dalla montagna fine luglio, poi venite qui, montate su voi, dopo che l'abbiamo igienizzato, pulito, ma lo tiene che è una roba, voi entrate dentro, c'è un profumo in quel camper che è unico, uno dei pochi clienti che lo tiene veramente pulito, uno dei pochi clienti, sì, purtroppo lo devo dire, uno dei pochi clienti che lo tiene pulito, come lo terrei io, eh? Dai, vi voglio bene, statemi bene, buon sabato, buona domenica, seguitemi sempre, ciao da Ale di Camper House di Rimini, ciao 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 ciao.